Giorgio Pedroni, allora prima di parlare della gara, della manifestazione, parliamo due cenni sul luogo che ospiterà la prima prova dell'Eurobia Cup. Ok, allora ci troviamo a Ghisalba, questa qua è la 19ª edizione dell'Avis Bike. Anche quest'anno la pioggia ci ha benedetto, ci ha dato una bella lavata. 19 edizioni, abbiamo fatto 4 con l'asciutto, tutte le altre col bagnato, quindi se non è bagnato non è Ghisalba. È un circuito pianeggiante, ma quando è bagnato è molto pesante perché si attraversano anche terreni dove c'è da spingere la bicicletta. Il circuito, gli atleti dovranno dosare un attimino le loro forze alla fine, perché se sprecano subito prima è un po' dura poi arrivare alla fine, perché è molto pesante il terreno. Da quest'anno ci sono nuove regole che dobbiamo rispettare, dettate dalla federazione, che è quella sui settore giovanile. Praticamente esordienti e allievi abbiamo dovuto cambiare il percorso, dovranno fare più giri, un percorso più corto da ripetere più volte in base all'età. Gli esordienti faranno 2 giri mentre gli allievi faranno 3 giri. Questo per stare nei tempi di gara che devono rispettare i giovanissimi. Gli esordienti dovranno stare nei 30 minuti mentre gli allievi faranno dai 40 ai 60 minuti di gara. Quindi partiranno a 20:45, alle 9 gli allievi, a seguito a 30 secondi gli esordienti, faranno la loro gara, finita la loro gara faremo partire intorno alle 10 quella che è la categoria master dell'Eurobia Cup. Questa è la prima prova del circuito, speriamo vada tutto bene. Ci saranno qualche problemino, qualcosa è dovuto al tempo, perché ieri veramente ha buttato tanti qua l'acqua a far paura. Comunque personale c'è sul percorso, tutto coperto, speriamo che vada bene. Sì, Ghisalba praticamente è la storia dell'inizio del circuito Eurobia Cup. La prima gara si fa sempre a Ghisalba, un paio d'anni sono stati come seconda gara perché c'erano problemi di logistica, di strutture e tutto, però normalmente Ghisalba è sempre la prima gara che apre il via a quello che è l'Eurobia Cup. Michele Zambaiti, allora siamo alla partenza della prima di queste 14 prove dell'Eurobia Cup. Sì, oggi si riparte, siamo alla 14ª edizione del circuito, anche oggi numeri importanti, abbiamo 404 iscritti, quindi qui a Ghisalba abbiamo un sacco di gente, siamo comunque soddisfatti, anche se l'inizio della stagione era partita un po' così per via degli abbonati che erano leggermente calati, però il trend comunque degli iscritti è positivo, quindi siamo soddisfatti. L'unica nota negativa, se così possiamo dire, è il tempo, che in questo fine settimana non è stato clemente, però non importa, la mountain bike è anche questo, è anche fango, è anche fatica, quindi ci sta. Ecco, raccontaci un poco, prima prova e poi tutte le altre. Allora partiamo da Ghisalba, quindi classica gara di pianura dove conta la potenza delle gambe, la velocità, quasi una gara da ciclocross di una trentina di chilometri, poi saliamo subito, andiamo a Costa Volpino sul lago, una bella gara in pieno stile cross country, poi andiamo a Via Danica per la classicissima gara di Pasquetta, facciamo San Paolo d'Argon, Entratico, poi ci saranno alcune novità perché dopo Entratico abbiamo una gran fondo in territorio bresciano, quindi a Capriolo. Successivamente rientriamo in terra aerobica e un'altra novità 2016 targata a Bicycle Race a Carobbio degli Angeli, una gara che si sviluppa più o meno nella zona tra la Val Caleppio e la Val Cavallina. Finito poi questa gara passiamo come sempre a Palazzago, poi andiamo a se non erro andiamo a Santa Brigida, quindi bellissima gara di alta montagna, poi scendiamo e andiamo a Pontida e da lì finisce, diciamo, la prima parte di stagione, un mese di pausa ad agosto per riprendere un po' il fiato, e poi le ultime 3 gare della stagione che sono Piazzatore, bellissima alta montagna, una delle gare secondo me più belle, lo scenario è fantastico perché l'alta Val Brembana sembra disegnata apposta per la mountain bike, poi andiamo a Parre dal mitico presidente Ruggeri e per finire come sempre a Sorisole, che sarà poi ad ottobre l'ultima gara della stagione 2016.
primo e secondo anno tutte le ragazze fanno due giri, poi invece gli allievi tre giri del percorso. Terminando la loro corsa, anche tutti gli altri atleti.
No.
We got a party to go to tonight. I've been saving up all day just for this. I am ready, 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 and I am out.
tuo impegno merita il meglio. Etic Sport, sempre un passo avanti. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero, non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Let's watch the sun go down.
5, seguito dal numero 104 se non erro, e da 66. Un applauso al titolare della 14ª Artist Fight, il Dalva, Enzo Spalvo, e all'acqua, 1.35, seconda classificata in coppietta, rispetto di pietà, 34, con la sua pietà, che poi trova il meglio di vita, le chiedo, com'è andata oggi? Ah, molto bene, un po' freddo, ma io piano piano in start, ultimo giro, full gas. Che tracciato hai trovato? Percorso, il percorso com'era? Ah, è tanto acqua, ma similare a Dinamarca, è molto bene per me. Piove, no problema. Ma è stata dura perché è stato tutto il tempo in pianura. Diciamo che io col mio compagno di squadra abbiamo fatto un gioco, un bel bellissimo gioco di squadra. Però per me è la mia prima gara, però dai, la gamba gira bene, vediamo alle prossime come sarà. Che tracciate trovate? No, molto bagnato, molto scivoloso, sono anche caduto un paio di volte, però mi sono rialzato e ho iniziato a pedalare. Ma dai, e alla prima gara un secondo posto me lo porto a casa, dai, va bene così. Ma su questo tracciato oggi ho trovato due compagni di squadra che hanno fatto giustamente il gioco di squadra sulla fine, erano due elite, ho chiuso 4-5 volte i buchi, poi l'ultimo pensavo, mi sono giocato la carta pensando che Sarai puntasse la vittoria e Sarai si è rialzato, io attendevo lui e l'altro è arrivato con quei 7-8 secondi che sono passati a portare via la vittoria. Oggi è stata la prima delle 14 prove, le farai tutte? Sì, allora oggi abbiamo fatto abbiamo già conquistato la maglia che era l'obiettivo di oggi di Tom Master, un piccolo tassello l'abbiamo messo, quindi molto bene, dai, gamba oggi stava bene, girava bene, peccato, ci voleva magari forse un po' di salita. Ma era bello asciutto, bello scorrevole, no, diciamo che con la giornata che ha fatto ieri è andata ancora bene, logico, nel pratone di Lara verso il castello era tutto impalciato, però mountain bike così, e comunque ha tenuto, io mi sono divertito, fatica bestia, però mi sono divertito, è andata anche bene con l'allenamento che ho, è tutto allenamento per le prossime gare. Gli avversari come li hai visti? Ma i primi poco, gli altri quelli della mia categoria che ho fatto un mio gruppetto ho visto che erano ancora lì, dopo nel finale ce la siamo giocata un po' per la categoria e un po' per cercare di entrare nel Top Master, quella purtroppo è andata e ci riproviamo a Costa Volpino fra due domeniche entrare nel Top Master. Oggi che make up abbiamo usato? Ma devo dire che sono venuta qua per fare allenamento in vista delle prossime gare XC e niente, volevo fare la gara con la mia compagna ma sono riuscito a prendere la testa e avevo dato tutto, insomma, è stato un buonissimo allenamento e è andata bene. Che tracciato hai trovato? Ma è un tracciato molto da spingere, e bellissimo, molto fangoso, però bello, dai, complimenti all'organizzazione. Che gara è stata? Dura, 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 dura. Scaduto il primo giro, dolori dappertutto, ma ho preso la bici e non ho voluto mollare, sono partito, sono andato. Oh, è stato bello, ritmo gara immenso, avrei voluto far meglio ma più di così non ho potuto dare. Buona la prima? Direi di sì, buona la prima. Avevamo un po' di dubbi per questo calo che abbiamo avuto sugli abbonati e quindi eravamo in attesa di vedere i numeri di iscritti qua a Ghisalba, che ha mantenuto più o meno i numeri dell'anno scorso. Quindi l'analisi, diciamo, la prima analisi è che probabilmente le gare sono tante, abbiamo dentro due medio fondo che condizionano un po' questa raccolta di abbonamenti, però vedo che l'affluenza c'è e i ragazzi sono ancora tutti contenti, perciò ci siamo. La prossima dove sarà? La prossima siamo a Costa Volpino, è stata anticipata per problemi logistici, non sarà più campionato regionale e più o meno il percorso ricalca quello dell'anno scorso, dovrebbe essere un po' più leggero e si ricomincia a pedalare in salita. È bella, è impegnativa ma stradura, fischia, c'era quei pezzi là che non si riusciva più a... però bella,
sono riusciti a organizzarla bene come sempre. Che media abbiamo tenuto? Bassissima, era una colla, proprio percorso duro. Ma qual è la tecnica per schivare tutto questo fango? Cercare di stare più nelle traiettorie che tutti usano, poi devi un po' andare a fortuna. Tante volte entri nelle pozze, quindi magari riesci a pulire un po' le gomme, però in generale è dura, dura. Chi è andato meglio? Lui. Prima lui. Sono partito prima per forza. C'è loro dietro. Che cattivo. Che gara hai trovato? La mia prima gara è mountain bike, quindi pozzanghere, non ho tecnica, però è andata. La parte più difficile? Pensavo che era il bike lì, ma invece l'hanno accorciato, quindi è andato via bene quello. È la parte dei campi di là, prima di Malpaga, era davvero impraticabile, però dai, siamo contenti. Gli avversari li hai visti? Gli avversari quest'anno sono stati tutti abbastanza alla mia altezza, si sono piazzati dietro nella ruota, ho cercato di scansarli, però è andata bene. La parte più difficile per te? Il rettilineo, la parte ghiaiosa, no? Beh, il fettucciato, perché io sono peso, per cui niente di più che fatica nel fango, insomma. Ma il sabato sera ti trucchi così? Sì, uguale, sto a casa sabato sera. Com'è andata? Non so quanto sono arrivata, però ho fatto fatica. Che tracciato hai trovato? Fangato. Vabbè, non tutto, la parte quella dell'erba, diciamo, l'altra pedalabile, dai. Pensavo peggio, sempre in bici.